Grazie, buonasera a tutti e benvenuti. A nome di Gabriele D'Annunzio porgo a voi tutti, alle gentili signore qui presenti, a voi signori, un sentito ringraziamento per essere intervenuti a questa serata magica, vorrei dire, che spero alla fine risulti magica, fatta, come a lui piace dire, per non dormire. Una serata all'insegna, come diceva prima Maria Grazia, dell'arte, della poesia, della musica, della gastronomia d'annunziana, ovviamente, fatta e pensata per ricreare lo spirito di ciascuno di noi avvilito dagli affanni della quotidianità, dalle difficoltà della crisi economica, dalla negatività di una politica che ormai marcia senza più ideali, da una modernità e da un progresso di cui si è perso il senso e persino la dimensione vera. Aveva un debito con Vasto il divino Gabriele e vuole pagarlo stasera nella ricorrenza del 150esimo della sua nascita. Aveva chiamato Vasto città di grazia, aveva amato una delle sue figlie più belle, Antonietta Maria, Antonietta Bartoli Avveduti, in arte cinematografica, Elena Sangro, a cui aveva dedicato il Carmen Votivum, ma non c'era mai stato lui, il Vate, intendo, di persona. Si era spinto sino a Casalbordino, aveva scritto nel trionfo della morte di vedere la punta della penna, ma non c'era mai stato persona. Stasera ha inteso pagarlo questo debito nei confronti di Vasto e dei vastesi, incaricando noi, affidando a noi, chissà perché poi, a noi, di offrirvi in dono alcuni tra i suoi componimenti più belli, tratti dalla urna inesausta, è una sua definizione, della sua produzione letteraria, accompagnati dalle sonorità dei suoi musicisti preferiti, che poi sentirete, di cui qui sentirete le melodie, Claude Debussy e Ildebrando Pizzetti. Non lo vedremo fisicamente, si intende, neanche stavolta, ma Gabriele D'Annunzio è qui stasera con noi, a Vasto finalmente, in questo luogo magnifico che non potremmo non definire d'annunziano, nel vero senso della parola, davanti a questo mare splendido, a questo golfo che lunato ma senza luna questa sera. Non ne vedremo la sostanza umana, ma ne riconosceremo la sua pura essenza artistica, quella che travalica il tempo e lo spazio e resta immortale ed eterna. Non vedremo la sua voce, ma lo sentiremo dal moto dei cuori nostri che vibreranno certamente sentendo le sue liriche e le musiche immortali anch'esse di Debussy, di Francesco Paolo Tosti, di Ildebrando Pizzetti, ma lo ne sentiremo dalle emozioni, ne sentiremo la presenza viva, palpitante, vorrei dire, dalle emozioni che susciteranno, come sempre, le sue meravigliose liriche e prose. Non vedremo la sua voce, ma risentiremo il suo messaggio sulla bellezza. Messaggio sulla bellezza che ci ha lasciato a compendio di una vita inimitabile e di una vita appassionata come poche nella storia dell'umanità. Il senso di questa serata con D'Annunzio è tutto in questo messaggio sulla bellezza che resiste al tempo,
sulla bellezza che trionfa sulla morte, sulla bellezza dell'arte, della poesia, della musica, del gesto eroico o solidale, sulla bellezza che avvicina a Dio. Nella bellezza l'umanità può trovare la salvezza ed un senso alla esistenza. La lezione di Dostoevskij, di von Balthasar, è anche quella che ci consegna Gabriele D'Annunzio, che è qui con noi stasera presente, di cui sentiamo e sentiremo nell'arco di questa splendida serata la sua viva e palpitante presenza. Buona serata a tutti. Passo la parola adesso alla mia carissima amica Lia Giancristoforo, docente presso l'Università di Chieti, demologa. Antropologa culturale. Io dico prima demologa, poi antropologa culturale, mi piace riscoprire questo termine di demologa, che ci intratterrà per qualche minuto da par suo. Grazie, è un onore per me essere qui e mi complimento con l'associazione Il Golfo delle Idee per voler dare le giuste competenze alla dimensione comunicativa delle idee. Ha chiamato me l'avvocato Peppino Tagliente per parlare dell'alimentazione in generale, perché altri temi prettamente dannunziani, dell'alimentazione dannunziana, di come l'alimentazione abruzzese, quella che state per celebrare questa sera, rientra nella letteratura di D'Annunzio, appunto di questo argomento specifico si parlerà in un altro appuntamento che credo poi specificherà lo stesso avvocato Tagliente. L'alimentazione nella demoetnoantropologia, che è la materia che amo e che mi pregio di studiare e insegnare, nella demoetnoantropologia l'alimentazione è l'embodiment, cioè l'incorporazione del cibo. Sembra un atto materiale, ma è un atto culturale. Questo spiega la diversità delle culture del cibo nel tempo e nello spazio. Imparare a mangiare è una cosa, è un fatto culturale e che ci condiziona per tutta l'esistenza, anche se diciamo che l'aspetto di cambiamento e di attrito, di frizione che c'è tra le due tendenze contrapposte dell'essere umano, cioè la tradizione e il desiderio, quindi la paura della diversità, del cambiamento, e nello stesso tempo la voglia di confrontarsi con cibi nuovi, con abitudini nuove, anche il desiderio di appagare la curiosità che proprio sottende la vita e il genere stesso di Sapiens, che ci porta avanti nel progresso e nel cambiamento culturale, appunto creano una frizione che determina il combattimento quotidiano su cosa mangiare. Mangiare diventa quindi un atto importante come parlare, in persona, fa sì che noi giochiamo il nostro ruolo nella società, perché il nostro essere giorno dopo giorno si costruisce mangiando. In tal senso il detto "io sono ciò che mangio" non è materialistico, ma è appunto, come dicevo prima, in senso ampio, culturale, e diventa identità. Identità che non è immutabile, appunto, ma è dinamica. Il cibo per questo motivo esprime valore, esprime sacralità, esprime si aggancia a tutta una serie anche di religioni, di tabuizzazioni, di espressioni religiose sul cibo che condizionano cosa mangiare e cosa non mangiare, e diventa appunto antropopoiesi, cioè costruzione dell'uomo. Quelli che conoscono il greco già avranno capito cosa significa, appunto, antropos, poieo, creo l'uomo. Quello che ci condiziona di più però è la gestione familiare nella prima infanzia dell'alimentazione, che cade appunto sotto le mani della mamma, prima nutrice, prima artefice dell'alimentazione familiare, della cura della famiglia, quindi cura dei corpi che compongono la famiglia. E in tal senso
quello che ritroverete negli incontri successivi su D'Annunzio dell'alimentazione d'Annunziana è proprio la cucina della madre di D'Annunzio, che fece sì che il Vate, anche a 40 anni di distanza dalla sua Pescara, ancora ricordasse con passione viscerale le pallotte cace ova. Buona serata. Assaggerete anche alcune specialità proprio d'annunziane, tipiche insomma dell'alimentazione d'Annunzio, quelle che gli preparava suor Intingola, così chiamava la sua cuoca, e spero risulteranno di vostro gradimento. Con l'occasione voglio ringraziare anche alcuni amici, alcune aziende che ci hanno voluto fornire dei loro prodotti, la cantina San Michele, Flavio Lomele per alcune confetture, volevo ringraziare personalmente Roberto D'Annunzio, l'amico Roberto, per aver curato la grafica della manifestazione, e infine un saluto e un ringraziamento particolare a Fausto Napoli Barattucci, che è l'ultimo erede di una famosissima schiatta, non è offensivo il termine, ma potremmo mutuarlo, cambiarlo in stirpe, di produttori del famoso liquore Corfinium, che era a D'Annunzio molto caro e di cui poi magari nel corso della serata vi parlerà lo stesso Fausto, che ha messo a disposizione poi per il dopo pasto anche alcune bottiglie per un assaggio del rosolio, come si chiamava una volta. Il tuo
terra dell'eremo, egli crede che il cuore gli si rompesse all'urto dell'ansietà crescente. Come fu sulla loggia, abbracciò lo spettacolo con uno sguardo ebro ed egli sentì, tra mezzo ad un'agitazione profonda, che in quell'attimo veramente il sole era dentro il suo cuore. Mosso da un tremolio sempre uguale e continuo, rispecchiando la felicità diffusa del cielo, pareva come frangerla in miriadi di sorrisi inestinguibili. Attraverso il cristallo dell'aria tutte le lontananze apparivano distinte. La penna del vasto, il monte Gargano, le isole Tremiti a destra. La punta del Moro, la Nicchiola, la punta di Ortona a sinistra. Ortona biancheggiava come un'ignea città asiatica su un colle della Palestina, intagliata nell'azzurro, tutta in linee parallele, senza i minareti. Quella catena di promontori e di golfi lunati dava immagine di un proseguimento di offerte, poiché ciascun seno recava un tesoro cereale. Le ginestre spandevano per tutta la costa un manto aureo. Da ogni cespo saliva una nube densa di effluvio, come da un turibolo. Respirata, deliziava come un sorso di elisire.
nessuna cosa mi fu aliena, nessuna mi sarà mai, mentre comprendo. Laudata sì, diversità delle creature, sirena del mondo. Talor non elessi, perché parvemi che, leggendo, io t'escludessi, o diversità, meraviglia sempiterna, e che la rosa bianca e la vermiglia fosser dovute entrambe alla mia brama, a tutte le pasture coi lor sapori, tutte le cose pure e impure, ai miei amori. Però ch'io son colui che t'ama, o diversità, sirena del mondo, io son colui che t'ama. Il vento scrive con le penne dell'ala, e in sua favella parlano i segni per le bianche rive. Quando il sol declina, d'ogni nota ombra lene si crea, d'ogni ondicella, quasi di ciglia su soave gota. E par che nell'immenso arido viso della piaggia si immilli il tuo sorriso. Thank you.
e pare che nell'immenso arido viso della piaggia si illumini il tuo sorriso. Thank you.